Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra ricompensa. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi, allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore. Le due parole, sebbene siano di diverse estrazioni, ma se il Signore ha permesso questa lettura del profeta Amos, il segno che ha voluto ricordarci che quello che lui gradisce è il culto interiore. E poi c'è l'altra parola del Vangelo, il Vangelo dei beati e il Vangelo degli inguaiati. Due parole sulla prima e sulla seconda lettura. Il Signore guarda il cuore e vuole il sacrificio del cuore. E dice: che mi importano i vostri sacrifici, che si moltiplicano ogni giorno, tori, agnelli, capre, uccelli, ma che me ne faccio? Tutti gli animali della foresta sono mie, le fiere, e tutti gli uccelli del cielo sono miei, come miei sono tutti i pesci del mare. Ce ne sono migliaia, migliaia, migliaia sui monti. Tutto questo esercito è mio. Quando voi prendete giovenchi, arietti, uccelli, prendete tutto da ciò che mi appartiene, me lo sacrificate. Ma che me ne faccio io dei vostri sacrifici? Quello che invece io voglio è il sacrificio interiore, quello del cuore. Amate la giustizia, amate la pietà, amate ciò che è giusto. Io guardo il cuore, non guardo ciò che è esterno. A me appartiene il cuore vostro e voglio il sacrificio del cuore, i sentimenti buoni, i pensieri buoni, l'offerta dei vostri cuori. Ecco cosa vuole il Signore: diritto e giustizia. Cioè diritto, quello che appartiene a Lui, giustizia, quello che appartiene agli altri. Per cui il Signore ci richiama ad essere giusti davanti a Lui, dando a Lui tutto ciò che gli appartiene. Il sacrificio di lode e la lode del cuore sono i pensieri, i sentimenti, l'offerta interiore della vita. E vuole la giustizia, cioè l'equità,
che noi rendiamo agli altri quello che è dovuto agli altri. E cosa dobbiamo agli altri? Quello che noi defraudiamo senza che noi ce ne accorgiamo e senza che gli altri se ne accorgano. Cosa defraudiamo agli altri? Per cui non siamo giusti. Gli altri hanno diritto alla stima nostra. Quando noi non stimiamo il fratello, quando noi facciamo cattivi pensieri o giudizi sul fratello, noi manchiamo di giustizia al fratello. Egli ha il diritto alla nostra stima. E quando noi sentiamo rancore per il fratello, manchiamo di giustizia, perché il fratello ha diritto al nostro amore. E quando noi borbottiamo contro il fratello, manchiamo di giustizia, perché il fratello ha diritto a che noi diciamo bene di lui, a che noi parliamo bene di lui. E quindi che cosa noi manchiamo di giustizia verso il fratello? Quando pensiamo male, quando sentiamo male, quando parliamo male, manchiamo di giustizia verso il fratello. Figuratevi quando poi agiamo male, quando maltrattiamo il fratello, quando con gesti e con modi di fare offendiamo il fratello, allora manchiamo di giustizia. E allora il Signore vuole non gli olocausti, non i sacrifici, ma vuole il diritto verso di Lui e la giustizia verso il fratello. Questo è il vero sacrificio che il Signore gradisce. Che me ne faccio delle vostre feste, dei vostri sabati, dei vostri mercoledì, quando ballate davanti a me, giubilate, che me ne faccio, quando la vostra vita non è improntata alla giustizia verso i vostri fratelli o al diritto verso di me? Voi avete il dovere di amarmi, ed è quello che io voglio da voi. C'è l'altra parola del Vangelo, il Vangelo dei beati e degli inguaiati. Chi è beato? Noi pensiamo il ricco, invece non è così. Il beato è chi è povero, mentre l'inguaiato è il ricco. Vedete come sono diversi i pensieri nostri dei pensieri di Dio. Ecco perché siamo lontani da Dio. Ci diciamo vicini a Lui, ma il nostro pensiero non è quello suo. Noi non condividiamo l'intimo di Dio. Non siamo suoi nei pensieri, nei sentimenti, perché non condividiamo le sue scelte. Chi sono i beati? I beati sono quelli che hanno fame, mentre i disgraziati, gli inguaiati, sono quelli che sono sazi, quelli che mangiano, bevono, si divertono, sono sazi, sono nei guai. Quelli invece che hanno fame, che non si possono mai saziare, sono tra i beati, perché Dio farà giustizia. Quali sono i beati? I beati sono quelli che piangono, e gli inguaiati, quelli che ridono. Vedete come il giudizio di Dio è diverso. Chi sono i beati? I perseguitati, quelli dei quali qualcuno dice male, mentre gli inguaiati sono quelli di cui tutti dicono bene. Segno cattivo. Vuol dire che si sono compromessi, sono ipocriti, sanno mostrare,
Invece i beati sono quelli dei quali tanti dicono male, come facevano dei profeti, dei giusti. Mentre se tutti dicono bene di voi, siete nei guai. Perché anche dei falsi profeti, tutti dicevano bene. Guardate, dobbiamo cambiare giudizio, dobbiamo cambiare mentalità e farci una mentalità cristica, quella di Gesù. E allora piacciamo a Dio. E siamo nel retto sentiero, siamo nel diritto di Dio, nella giustizia di Dio. Amen.